Rublo dei Greppi, rinuncia anche Rivieri, la macchina stacca. E c'è battaglia fra Rossella e Radamés, come era presumibile, anche Dusbif fa partenza ma desiste quasi subito, mentre insiste a largo Radamés su Rossella Rossa, a metà della piegata, quando si accorge che lo spazio c'è per accodarsi, si sistema in seconda posizione. Volatina iniziale per l'assestamento delle posizioni, già in fila indiane concorrenti, 14-2 il lancio, e adesso Rossella tira subito i remi in barca, anche in maniera piuttosto vistosa. Vediamo la seconda frazione, ma dovrebbe essere molto lenta. Un 16, visivamente sembrava ancora di più. 32 di quarto iniziale. Va sulla seconda curva, Rossella in vantaggio, Radamés di rincalzo, poi Rouge, Roby, Rivieri e Rublo. Terza frazione per Rossella Rossi in 17-8. Sul piede dell'1-29. E allora Radamés torna a dare una puntata a Rossella, che reagisce aumentando la cadenza. 15 la quarta frazione, primo giro in 1-3, si va sulla terza curva, Rossella al comando, Radamés che è tornato nella scia della femmina a precedere Rougeby, poi Roby Alca, largo Rivieri, in coda al gruppo Rublo dei Greppi. Il primo chilometro di Rossella Ross in 1-19 scarso, ingresso del secondo passaggio di fronte alle tribune, la risalita di Rivieri provoca la reazione di Radamés. Guadagna una posizione lungo la corda Rougeby, e intanto il secondo chilometro inizia con un paletto in 15. In bocco della penultima curva, Rossella al comando, Rouge di rincalzo davanti a Roby Alca. A largo Radamés si porta appresso Rivieri. Problemi per Roby Alca, che poi numero sbaglia. Numero 1 Roby Alca, squalificato. Siamo al paletto dei 600 conclusivi con Rossella al comando, Radamés all'esterno. Mezza di vantaggio per la femmina sul maschio, poi Rougeby e Rivieri. Manca mezzo giro alla conclusione, in pratica restano in corsa i quattro imbattuti, con Rossella che spara un 14-3 per la retta opposta alle tribune, Radamés che non si dà per vinto, Rouge che fa da spettatore, poi Rivieri a poco più di 200 dal palo, Rossella al comando, sbaglia Radamés, sbaglia anche numero Rouge 4 B. Radamés Jet squalificato, numero 5 Rouge B squalificato. Rossella in chiaro vantaggio su Rivieri e Rublo. Rossella vince facile davanti a Rivieri, poi Rublo al terzo posto, e sono solo tre i premiati, gli altri tre sono finiti tutti e tre squalificati. La media notevole, 1.16.7 sul doppio chilometro, 38 il quarto finale, 31 il precedente. Rossella Rossi, Emanuele Ossani, Hendrik Grift e i colori della scuderia Francesco Rosselli. Al totalizzatore Rossella Ross paga 2.44.